Con i pellegrini che lasciano la spianata di Lisbona termina qui la GMG 2023 in Portogallo, appuntamento tra qualche anno in Corea, l'annuncio dato dal Papa al termine dell'Angelus domenicale. Vedete intanto alle mie spalle i pellegrini, i giovani, le migliaia di giovani che stanno lasciando appunto questa zona accanto al fiume Tejo per fare ritorno alle proprie abitazioni, portando con sé il messaggio di Francesco lasciato nell'omelia. Tre concetti: brillare, ascoltare e non avere timore. Brillare, leggo alcune parole di Francesco: non siamo luminosi quando ci mettiamo sotto i riflettori, quando esibiamo un'immagine perfetta, ma quando impariamo ad amare come Gesù, una vita che rischia per amore. E poi ascoltare, un verbo caro a Francesco. Ascoltare che cosa ha detto il Papa? La realtà che ci circonda, le altre culture, i poveri, i fragili, il grido della terra ferita e maltrattata. E infine, più volte, citando San Giovanni Paolo II, ha invitato i ragazzi a dire non avere paura, no tengan miedo, ha detto nella sua lingua Francesco, non abbiate paura. E allora è con queste parole che si chiude, come dicevo, la giornata mondiale della gioventù qui in Portogallo, oltre 1,5 milioni di giovani nella spianata, e andiamo a ripercorrere quella che è stata la giornata di sabato e di domenica. Facciamo un passo indietro, andiamo alla notte, la veglia presieduta dal Papa, e poi giochi, festa, tanti incontri e la notte passata appunto qui sulla spianata. Immagini, interviste di Luigi Canu e Federico Bove. Pois eu gravei, é tua imagem. È quasi mezzanotte, mentre c'è ancora musica, i ragazzi provano ad affrontare le prossime ore con stuoini, sacchi a pelo, materassini, c'è chi mangia, c'è chi gioca, c'è chi si è già disteso anche a dormire. Questo è il cuore, il senso della veglia del sabato con Papa Francesco. Siamo con i ragazzi di Roma che stanno per prepararsi, insomma, questa notte. Cercherete di dormire un pochino? Sì. Allora abbiamo già organizzato tutto il nostro campo, il telo, i sacchi a pelo. Siamo pronti per questa serata in condivisione con gli altri fratelli cattolici. È la prima volta per te la GMG? Prima volta la GMG, prima volta fuori con così tanti ragazzi, interessante e emozionante soprattutto. Il Papa invita ad alzarsi, a camminare, a raggiungere mete più alte, insomma, e non stare sempre attaccati al virtuale, ai videogiochi e così, andare controcorrente, insomma, cosa ne pensi? Assolutamente, purtroppo viviamo in una realtà in cui i telefoni e la tecnologia dominano veramente il mondo in cui viviamo. Purtroppo sono strumenti che noi dobbiamo imparare ad utilizzare, come ha detto il Papa. Andare controcorrente è giusto quando chiaramente noi siamo portatori o ci sentiamo portatori di valori giusti come quelli, appunto, che dice il Papa, quelli del nostro Vangelo, della nostra religione. E anche a te chiedo, allora, prima GMG o no? Sì, prima GMG, o meglio. Cosa ne pensi un po' di tutta questa presenza di ragazzi? Fantastico, è veramente fantastico camminare in mezzo a tutta questa gente proveniente da tutti i paesi del mondo. Sei un po' stanco? Assolutamente sì, avrò dormito sì e no 4 ore stanotte. E stanotte? Stanotte si cercherà di dormire, ma non ne sono sicuro. L'umidità non vi fa niente. Sacca a pelo benissimo. Allora, e delle parole del Papa, cosa ti ha colpito stasera? Il fatto che siano soprattutto attuali, perché alcune volte si pensa che la Chiesa sia lontana dalla realtà di tutti i giorni, ma le parole del Papa di oggi ci fanno capire come sia tutto il contrario. Il fatto che nonostante le difficoltà che ognuno gli incontra, l'importante non sia cadere, ma come ci si rialza. Cosa ti ha colpito, insomma, dell'omelia del Papa? A me ha colpito quando ha detto di guardare non dall'alto al basso le persone quando sbagliano, ma di aiutarle a rialzarsi, che la Chiesa, come aveva detto all'inizio, è per tutti, l'ha ripetuto tante volte, per tutti, anche per chi si sente lontano, non degno,
e a volte capita di giudicare, di dire, e invece ecco, se tu c'hai una fortuna quando vedi qualcuno che sbaglia, siamo chiamati a, ecco, a aiutarlo magari a migliorare come lui può aiutare a migliorare noi. Siete contenti di essere un po' più vicini all'altare? Sì. Sapevate del settore? E diciamo che ci siamo un po' avvicinati noi adesso, però sì, molto bello. Non si cammina qui, se ci fosse qualche bisogno bisogna stare attenti. Siete tutti sparpagliati per terra. Sì, dobbiamo un po' fare lo slalom, il dribbling. What's your country? Vietnam, South Vietnam. What do you think about the Pope's message? I think the Pope's message is Vengo dal sud del Vietnam. Penso che il messaggio del Papa sia bello e valido per tutti i giovani del mondo e ci ispira tutti nella luce. What do you think to sleep in this area? Sono felice di essere qui stasera dopo tanti giorni di questa esperienza. Pregare, stare tutti insieme. Is this your first GMG? Yeah, my first pilgrimage here. And what do you think about? I think it's like super cool, the atmosphere. È la mia prima GMG, l'ho apprezzata molto, dall'accoglienza dei portoghesi, la loro cultura, l'atmosfera generale di questa festa cristiana di giovani. Siamo con due ragazzi dell'unità pastorale di Correggio, zona di Reggio Emilia. Come vi state preparando per la notte? Sì, ormai è tutto pronto, ci stiamo accampando, abbiamo messo giù le cose, telicerati e ormai si va a letto. Almeno non fa freddo rispetto agli altri. Beh, deve ancora iniziare la notte, quindi te lo dico tra un paio d'ore, però sì, meglio delle altre sere, senza. Cosa ti ha colpito delle parole del Papa di questa sera? Ma allora, è stato un bellissimo momento e questa idea di camminare sempre per noi giovani è bella perché ci tiene attivi, bisogna essere svegli, bisogna essere attivi oggi, quindi camminare, alzarsi e ricamminare è qualcosa che tutti i giorni facciamo e mi è rimasto proprio dentro, belle parole. Chiedo anche a te, allora questa sera cosa ti ha colpito? Il Papa ha dato anche così alcuni inviti, insomma. Sì, e in realtà quello che mi è rimasto impresso è il limite alla speranza, che di rialzarsi, di ricominciare, che secondo me non è scontato ed è qualcosa che si nota rispetto al mondo di oggi, ecco. Ci sono delle preoccupazioni che hai, per esempio, nella vita e che trovano nelle parole del Papa una speranza? Beh sì, in generale in qualsiasi aspetto dell'esistenza di un giovane, dall'università alle relazioni, alle amicizie, al futuro, quindi sì. Siete un gruppo grande? Sì, siamo più di 200 persone. Come avete organizzato, insomma, questo, il viaggio, cosa avete fatto? È stata un'avventura lunga, abbiamo iniziato circa 6-7 mesi prima a fare attività di autofinanziamento perché il costo era alto, inevitabilmente, quindi abbiamo fatto tante cose in parrocchie, nelle varie parrocchie, poi incontri, preparazione e poi siamo arrivati qua. Quindi siamo partiti da lontano. Prima GMG per voi o no? Seconda. Qual è stata l'altra? Cracovia. Com'era andata? Do molti punti in più al Portogallo, principalmente per il cibo, perché è stato veramente... era andata bene anche la scorsa, le GMG lasciano sempre qualcosa. E poi età diverse della vita ti lasciano cose diverse, quindi... Emanuele, diocesi di Como, c'è qualcosa che ti è rimasto nel cuore delle parole del Papa di questa sera? Ha dato diversi messaggi. Sì, sicuramente quello di diffondere la gioia in tutto il mondo. Sicuramente è un messaggio importante sia nella nostra vita, con la nostra famiglia, soprattutto con gli amici, e poi proprio nello stile di vita. Quindi diffondere la gioia penso sia il messaggio più importante che ha dato stasera. Pensi che darà una svolta anche a te, che tornerai, non so, cambiato, che proverai a fare qualcosa di nuovo? Sì, sicuramente dopo questa notte di gratitudine, comunque per quello che abbiamo passato, la nostra vita penso che cambierà in meglio, anche se è stata un po' dura questa settimana, comunque ne è valsa davvero la pena. E la notte come credi passerà? Riuscirete a dormire? Non so, avete in mente dell'altro? Sì, allora l'emozione è tanta, a me piacerebbe continuare a scambiare due chiacchiere con tutte le persone del mondo qua presenti, vediamo, magari qualche ora sì. Intanto si contano anche dei connazionali. Siete un gruppo grande?
Sì, allora noi della diocesi di Como siamo più o meno in 400, poi magari quella di Milano 6.000, così, però ci sta. Sono delle storie particolari in mezzo a questi 400? Sì, assolutamente, noi abbiamo già iniziato dall'inizio di quest'anno a cercare nel nostro oratorio di fare delle attività per accumulare qualche spicciolo. E le persone sono state generose, condividono queste scelte? Sì, assolutamente, la comunità è abbastanza forte su queste decisioni, quindi ci ha aiutato molto. Nel nostro percorso a ritroso andiamo a vedere come si sono svegliati i ragazzi. Li abbiamo lasciati in un clima di grande gioia e festa mentre calava la notte, li abbiamo ritrovati un po' affaticati al mattino, con una certa fatica a risvegliarsi, insomma. Abbiamo raccolto anche in questo caso alcune voci, ma nonostante tutto la festa non è mancata, sentiamo. Allora, com'è andata questa notte? Fredda? Sì? Non pensavo. Umido? No, cioè... Come ti senti adesso? In cricca. Cioè... Ma sei riuscito a dormire un po'? Sì, dormire, sì. Solo che tutta la settimana della GMG siamo un po' tutti distrutti, immagino. Ma ce l'hai la colazione dietro? Un po' di colazione? Qualcosa mando, più o meno. Dai, sei contento però di essere stato qua comunque a condividere questa notte un po' strana? Sì, per quello sì. Non tutti possono dire di aver dormito con un miliardo di persone da tutto il mondo. Meglio di quanto pensassi, siamo riusciti a dormire abbastanza. Ma soprattutto è stato bello dormire tra tutte queste persone diverse. E siete riusciti, non so, a chiacchierare, a giocare? Io avete provato subito a dormire? No, io personalmente con i miei amici siamo andati in giro qua fuori ed è stato bello. Abbiamo fatto firmare le bandiere, abbiamo chiacchierato con persone di altri paesi. È un po' il clima della GMG alla fine. Quindi siamo riusciti a sopravvivere a questa lunga maratona notturna con una musica di sottofondo piacevolissima fino all'una, che ha capito poi che doveva smettere per farci riposare un po'. No, alla fine è andata bene tutto sommato. Questa spianata rispetto alle altre che magari hai già provato, come ti è sembrato? Ma abbastanza morbida, direi, proprio un cemento armato più duro che non si può. No, alla fine no, ci sta, dai. Non pensavo così massicciamente tappetati tutti insieme, ma va bene, dai. L'esperienza di essere stati qui è molto bella e felice, anche dal punto di vista spirituale. Il Papa ci ha parlato e ci ha ricordato che niente è gratis, ma ci ha incoraggiati ad andare nel mondo. Qui c'è stato molto caldo, ma siamo felici di esserci e di incontrare il Papa questa mattina per l'ultima volta. I'll take confidence in being a Catholic when I go back to Korea because I saw there's. Quando tornerò in Corea avrò più sicurezza e forza nel mio essere cattolico. Vedo qui migliaia e migliaia di giovani felici di avere Gesù nel cuore. Ora anch'io avrò più sicurezza in Gesù. So I now I have more confidence in Jesus today. Bien, buenos días. Mi nombre es Aladino Ortiz de República Dominicana. Stiamo vivendo un'esperienza inegualabile, me la porterò a casa per condividerla con gli altri. Il Papa ci invita ad annunciare la buona novella, ma soprattutto ci dice di amare l'essere umano odiando il peccato. È uno degli insegnamenti che mi porto via da Lisbona, un'esperienza meravigliosa. Invito gli altri giovani che siano partecipi quando il Papa annuncerà il luogo della prossima GMG. Un'esperienza meravigliosa e che invito a altri giovani che sean partícipe quando il Papa annuncie, luego de la Eucaristía, dónde será la próxima jornada. Come hai trascorso la notte, i ragazzi anche come l'hanno trascorso?
È stata una notte di festa, di giro, di stare insieme, non si è dormito moltissimo, però si è comunque potuti stare in mezzo a tanta gente, c'era un bel chiasso e quando ti alzavi dal sacco a pelo vedevi letteralmente il mondo che camminava intorno a te. Poi la sveglia stamattina è stata prestissimo con la musica, però c'è la gioia e l'attesa di poter incontrare il Papa per l'ultima volta. Quando 1,5 milioni di giovani si svegliano insieme al mattino e fanno la coda per il bagno, la colazione, i denti, com'è? C'è tanta pazienza, nel senso che ognuno sa che insomma deve avere un pochino di pazienza in più perché i servizi ci sono, vanno tutti abbastanza bene, però siamo tanti, ecco, quindi si respira anche proprio un clima di davvero di umanità, ecco. Siamo tema di questa GMG, il Papa lo ha ricordato, no? Si può avere paura, bisogna camminare tanto per arrivare in alto, e questa è un po' la riflessione che vi portate dietro? Sì, c'è stata fatica, c'è stata fretta, c'è stata anche qualche occasione di stanchezza per essere in una grande folla. Il fatto di vivere comunque anche fra di noi delle esperienze di condivisione, dei tempi per noi, ci ha anche permesso di capire che questa GMG è stata importante, soprattutto per fare un'esperienza di chiesa perché esperienza di gruppo. Questa non è stata una GMG che abbiamo vissuto da soli, ma l'abbiamo vissuta con quelle che sono le nostre radici, come ci ha detto il Papa ieri sera, le nostre parrocchie, i nostri gruppi, ma all'interno di questo mondo che è la Chiesa. Facendo tesoro di quello che avete ascoltato nelle catechesi, di quello che ha detto il Papa, voi siete un po' dei testimoni, possiamo dire, ora tornate e incontrerete altri giovani che alla GMG non ci sono stati. Che cosa direte loro? Io intanto penso che la GMG non l'abbiamo fatta solo noi, ma anche tanti giovani e giovani che sono rimasti a casa, che non sono potuti venire con noi. Quindi credo che intanto la prima parola è quella della condivisione e di dire che c'è una Chiesa che è gioia, che fa festa e che certi momenti che abbiamo potuto vivere qui, penso l'animazione con tante chitarre, tanta musica, tanta gioia, e qui in modo particolare penso ai ragazzi nel carcere di Chiavari che mi hanno chiesto di salutarli e che ci seguivano attraverso Telepace in queste giornate. In un modo anche per pregare per loro, insomma. Assolutamente, sì, tanta gente ci chiede di pregare in questo momento e credo che sia così, perché qua è proprio un'esperienza di chiesa universale, quindi è la preghiera per loro e la preghiera per quanti hanno comunque bisogno, vivono un momento di difficoltà. Con le immagini del Papa vicinissimo, registrato dalle telecamere dei nostri operatori, Luigi Cano e Federico Bove, termina questa nuova puntata dello speciale GMG, ma ci ritroviamo ancora domani perché i ragazzi partono questa sera per Lourdes, dove si fermeranno tutta la giornata di lunedì. E allora ci sarà ancora occasione per parlare della giornata mondiale della gioventù. A presto!